Spettori, prima la creazione stessa, poi c'è un gruppo che riguarda giorni e datazione, il problema della datazione, poi c'è una domanda che riguarda la natura del dominio che l'uomo deve avere sul creato, poi c'è una quarta categoria, una domanda sul problema o sulla posterità, un problema. Una domanda piuttosto su uno studio comparativo fra l'Antico e il Nuovo Testamento intorno al concetto di posterità. Parlando con il fratello David abbiamo visto bene mettere prima delle domande che possono essere trattate rapidamente, lasciando più tempo alla questione dei giorni della Genesi, perché è una questione che richiede più tempo per trattarla bene. Quindi le prime domande saranno trattate con più rapidità, poi si passerà a uno studio più profondo su questo quarto aspetto. Allora, parlando della creazione, ci sono quattro domande. Dunque, la prima è questa. In italiano l'ho perso di vista proprio, che l'ho tradotto in inglese. Sta qui? Sì. Non ho capito bene cosa implica il silenzio di Genesi 1:1 per quello che riguarda il problema se Dio abbia creato dal niente oppure no. E non ho compreso bene quale è il pensiero del fratello Gooding su questo tema. Adesso traduco in inglese questa domanda. First question is, I myself think that Genesis 1:1 means that God, when he created, created out of nothing. Il mio pensiero è che Genesi 1:1 ci dice, indica, che Dio ha creato dal nulla. What I said this morning was this. E quello che ho detto stamattina è questo. I do not deduce that belief from the actual Hebrew word bara. Non si può dedurre o non deduco quello in cui io credo dalla parola ebraica bara. For the simple reason that among other things, per il semplice fatto che, tra le altre cose, chapter 1 says that God created man. Capitolo 1 ci dice che Dio ha creato l'uomo. But then in chapter 2 we read that God created him and made him out of the dust of the earth. Ma poi nel capitolo 2 ci viene detto che Dio ha creato l'uomo dalla polvere della terra. So I do not myself think that the Hebrew verb bara means to create out of nothing. Quindi io non credo che il verbo ebraico bara significhi creare dal nulla. On the other hand, the Hebrew verb bara, so I am told. Ma d'altra parte mi viene detto che la parola ebraica bara is only used with God as the subject. Viene usato solo avendo Dio come soggetto dell'azione. It's a divine activity. Cioè come colui che compie l'azione, quindi è un'attività divina. And in the next place, e poi dopo, oltretutto, if you look at Genesis 1:1, se vediamo, esaminiamo Genesi 1:1, that says God created the heaven and the earth. C'è scritto che Dio creò i cieli e la terra. And you ask the question, what did he make it of? E allora bisogna chiedersi di che cosa li ha fatti, da che cosa li ha fatti. Genesis 1:1 doesn't mention anything that he made it of. Genesi 1:1 non ci dice niente riguardo a questo, da che cosa sono stati fatti. And I hold therefore that the silence of Genesis 1 indicates that God, when he created, created out of nothing. E perciò io concludo che il silenzio stesso di questo versetto, cioè il fatto che non ci dice da che cosa vengono fatti, significhi of the ground. Invece in Genesi 2 vediamo che c'è scritto che Dio ha fatto l'uomo, ha creato l'uomo dalla polvere della terra. And tells you what God made man of. Ma lì ci sta dicendo di che cosa è fatto l'uomo. Genesis 1:1 doesn't say in the beginning God created the heaven and earth out of these substances. Perché Genesi 1:1 non ci dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra dalle sostanze. But simply that God created. Ci dice soltanto che Dio creò. And holding as I do that the words in the beginning mean the original beginning. E dato che io credo che la parola nel principio significhi il principio iniziale, cioè originale, originario. I hold it is the beginning of everything, matter and force included.
Io credo che questo significhi il principio di tutto, sia che riguarda le sostanze, che le forze, che la materia. These things had a beginning. Queste cose hanno avuto un inizio, un principio. Matter is not eternal. Perché la materia non è eterna. And the origin of matter and force is to be found in God who made them out of nothing. Ma l'origine della materia e delle forze si trova in Dio che ha fatto queste cose dal nulla, le ha create dal nulla. Allora, la seconda domanda riguarda quest'ultimo studio. Che cosa sono le acque al di sopra del firmamento? Oggi sappiamo che si tratta di gas. Cosa intendeva il Signore? Cioè, cosa intendeva, credo, il brano della Genesi? What were the waters above the firmament? We know today that they are gas. What did the text of Genesis, what did the Lord mean in the text of Genesis? What was he referring to? I think we have to distinguish two things. Qui dobbiamo fare un distinguo, dobbiamo distinguere due cose. When God talks in the Bible about these matters, quando Dio parla nella Bibbia riguardo a queste cose, in many things he has to talk in metaphors. In molti casi deve parlare con metafore. Let me take an example. Adesso vorrei illustrare questo con un esempio. When he talks to us of the relations within the Trinity, quando ad esempio ci parla del rapporto nella Trinità, the Bible talks of the second person of the Trinity as the Son of the first person in the Trinity. La Bibbia ci dice, ci parla della seconda persona della Trinità come il figlio della prima persona della Trinità. But now one has to be careful how one interprets the word son. Allora bisogna fare attenzione e stare attenti a come interpretare la parola figlio. Because God does not beget the son in the sense that a human father begets his son. Perché Dio non ha un figlio nello stesso senso in cui un padre umano ha un figlio. We have to be aware, therefore, that God uses words in what the philosophers call the analogy, by analogy, the analogous sense. Quindi noi dobbiamo fare attenzione perché Dio usa delle parole in quello che, nel modo in cui che i filosofi definiscono per analogia. And I think that sometimes we have to use, understand words that God used then in that kind of sense. Quindi noi dobbiamo fare attenzione perché alle volte dobbiamo comprendere che Dio usa queste parole in quel senso, per analogia. We can talk in English at any rate of a current of electricity and a current of water. Per esempio in inglese potremmo parlare di una corrente di elettricità e una corrente d'acqua, anche in italiano. There is an analogy between the two. C'è un'analogia fra le due cose. Therefore, when God was speaking to early man in the book of Genesis, quindi quando Dio parlava agli uomini antichi nel libro della Genesi, he uses the word water. Usò la parola acqua. I don't see any reason why we shouldn't take it quite literally. E io non vedo, non c'è nessuna ragione per cui non dobbiamo prendere questa parola letteralmente. Both of the waters underneath the firmament and the waters above. Sia le acque sotto il firmamento che quelle sopra. What I question is this. Ma quello che io mi chiedo è questo. Whether we are necessarily confined to the substance H2O when we think of the waters above the firmament. Se per quanto riguarda le acque al di sopra del firmamento, noi dobbiamo limitarci solamente a H2O, a quello che è H2O, cioè all'acqua. But whether we may now think beyond literal water and think of the other kinds of currents that swirl about in space. Oppure di pensare non solo a acqua ma anche alle altri tipi di correnti che ci sono nello spazio. Bene. Se eventualmente ci sono delle contestazioni obiezioni a quanto è stato detto, se qualcosa di breve o una richiesta di più chiarezza su qualche punto si può anche chiedere. Tempo è stretto, quindi non vogliamo ma no, ma non ci siamo arrivati ancora. Aspettiamo. Scusa, ci sono diverse domande. Ho cercato di riprodurre ogni domanda, però sempre in gruppo. Sì. Volevo dire questo, adesso della metafora, sì. Di padre e figlio, questo pochettino
c'è il desiderio di conoscere qualche cosa in più. In che senso è metaforico? He says you speak now about. He said that you used as an example the metaphor of the Father, the Son being the Son of the Father in the Trinity. To what extent, in what sense do you think that is metaphoric? He said, I know we're going outside of the actual subject, but in what sense is that metaphoric? Oh. When God talks of the second person of the Trinity as his Son, quando Dio parla della seconda persona della Trinità come suo figliuolo, he is talking our human language, isn't he? Sta parlando con la nostra lingua umana. What do you understand by the term son? Allora, che cosa capisci o comprendi tu quando si parla di figlio? You are a father and you have a son. Perché tu sei papà e hai figli o figlie. And you know what that means. E sai che cosa significa essere padre. When God talks to us and says he has a son, quando Dio ci parla dicendo che ha un figlio, obviously there must be some similarity in the relationship. È ovvio che deve esserci una similarità in questo rapporto. But we observe at once from what Scripture says elsewhere. Ma abbiamo osservato almeno una volta per quanto riguarda quello che la Scrittura dice altrove. That there is a difference. Che c'è una differenza. Your son, sir, had a beginning. Perché le tue figlie o i tuoi figli hanno un inizio. The second person of the Trinity didn't have a beginning. Ma la seconda persona della Trinità non ha avuto un inizio. While your son is your son and God's son is his son. Quindi mentre il tuo figlio e il figlio di Dio è suo figlio, the two words are being used by analogy. Le due parole vengono usate per analogia. They don't mean exactly the same thing. Ma non significano esattamente la stessa cosa. In both situations. In entrambe le situazioni. That's all I was meaning. È questo che intendevo dire. Ringraziamo fratello per questo chiarimento. Andiamo alla terza domanda, che è una domanda che riguarda il verbo bara, creare. Ci sono diverse domande su questo argomento, quindi aspettate se non è la vostra o la tua. Il verbo bara non vuol dire necessariamente creare dal nulla, abbiamo sentito stamattina. La domanda di questo credente, di questo fratello è questa: quale senso avrà il verbo creare quando si parla di creare nuovi cieli e nuova terra? The question is basically this. If I have gathered your question right. Se ho compreso bene la tua domanda, la vostra domanda. You are inviting me to say what the New Testament means. Mi sta invitando a dire quello che cosa significa il Nuovo Testamento, che cosa intende il Nuovo Testamento. And it talks about the new heavens and new earth. Quando parla dei nuovi cieli e della nuova terra. But let me remind you of what the Old Testament itself says. Ma vorrei ricordarvi quello che l'Antico Testamento stesso dice. It is in Isaiah the prophet that says that God says, "Behold, I create a new heaven and a new earth." Perché in Isaia Dio dice, creerò nuovi cieli e nuova terra. As far as I'm concerned, God can create that new heaven and new earth out of nothing, just as He did the first heaven and first earth if He so wants. Per quanto mi riguarda, se Dio vuole, può creare dal nulla i nuovi cieli e la nuova terra, se vuole così. But the subject is the topic is not quite so simple. Ovviamente questo argomento non è facile. Because some people, when they read passages like 2 Peter chapter 3, perché alcune persone quando leggono 2 Pietro capitolo 3, ask whether it means that the present heavens and earth shall be completely destroyed. Si chiedono se i cieli e la terra, così come li conosciamo adesso, saranno distrutti completamente. And replaced by something that had never had any connection with them. E rimpiazzati da qualche cosa che non ha avuto niente a che fare con lo stato attuale delle cose. Or does 2 Peter 3 mean that the present heavens and earth shall be renewed through their fiery experience? Oppure forse vuol dire, può significare, secondo Pietro capitolo 3, che i nuovi cieli e la nuova terra sono qualcosa che hanno rimpiazzato quelli attuali, rinnovati attraverso il fuoco, per mezzo del fuoco. Romans chapter 8 says the creation shall be delivered from her bondage of corruption. Romani capitolo 8 ci dice che la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Into the liberty of the glory of the sons of God. Nella libertà della gloria del Figlio di Dio.
Will that liberation of nature take place by destroying nature? Allora, questa liberazione della natura avverrà distruggendo la natura? And replacing it by something that never had any connection with the first nature. E rimpiazzandola con un'altra natura che non ha avuto niente a che fare con la natura come la conosciamo adesso? Some people would answer that and say, but no, creation being delivered from the bondage of corruption refers to the millennium. Alcune persone rispondono dicendo no, la creazione che viene liberata dalla schiavitù della corruzione si riferisce al millennio. And that after, at the end of the millennium, nature shall be destroyed and her place taken by a completely new nature. E che alla fine del millennio la natura sarà distrutta e sarà rimpiazzata da una natura completamente nuova. Now you see how complicated the question begins to be. Allora, adesso potete vedere quanto sia complicato, quanto inizia a essere complicata la domanda. I find myself hoping, e io spero, that when the Bible says nature shall be delivered, creation shall be delivered from her bondage to corruption, che quando la Bibbia ci dice che la natura sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, that it won't mean that creation will be destroyed completely, che non vuole dire, che non vorrà dire che la natura sarà distrutta completamente, because the verse adds she shall be delivered from her bondage of corruption into the glorious liberty of the glory of the children of God. Perché il versetto aggiunge che sarà liberata dalla corruzione, dalla schiavitù della corruzione, nella libertà dei figli di Dio, into the liberty of the glory, nella libertà della gloria dei figli di Dio. And if liberated creation can be destroyed at the end of the millennium, e se una creazione liberata può essere distrutta alla fine del millennio, and the glory she shares is the glory of the redeemed humanity, e se la gloria da condividere è la gloria dell'umanità che è stata redenta, I hope our redemption doesn't mean that we shall be destroyed completely and then replaced by something absolutely different. Spero che la redenzione non significa che noi saremo distrutti completamente e rimpiazzati da qualcosa che è completamente diverso. And perhaps I've said enough to show how the question is complicated. Magari vi ho illustrato un po' quanto complicata sia questa domanda. But I'm saying nothing against the fact that God, creation in Bible is activity given to God. Ma questo non vuol dire che sto dicendo il punto che vorrei sottolineare è che la creazione nella Bibbia è un'attività solo di Dio. It can be used in situations when God is creating out of nothing. E può essere usata in situazioni in cui Dio crea dal nulla. It also is used in situations where God is creating out of preformed material. Oppure in situazioni in cui Dio crea da materiali già formati prima, in precedenza, o dal nulla o già da qualche cosa esistente. Bene, andiamo avanti. Una domanda che riguarda la creazione degli angeli. Qualcuno vuole spingere indietro il discorso. In Genesi 1:1 è detto della creazione dei cieli e della terra. È intesa anche quella degli angeli o quella è precedente? Poi una seconda domanda: in quale relazione sono la creazione degli uomini e la creazione degli angeli nella dimensione materiale e spirituale? For my first answer I want to quote the book of Job. Per quanto riguarda la mia prima risposta vorrei citare dal libro di Giobbe, chapter 38, capitolo 38, verses 6 and 7. Versetti 6 e 7. Giobbe 38, versetti 6 e 7. Sure. Giobbe, capitolo 38, versetti 6 e 7. Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano i gridi di giubilo? Now I am aware that the book of Job is poetry. Allora, io mi rendo conto che Giobbe è poesia. And that when you read poetry, you must be aware that poetry cannot always be understood literally. E che quando si legge la poesia, è ovvio che alle volte non si può prendere quello che si legge in modo letterale. On the other hand, verse 7 of Job 38 seems to imply, at least to me, ma d'altra parte il versetto 7 di Giobbe capitolo 38 sembra implicito in questo versetto, perlomeno sembra a me che sia così, that the sons of God, that is the angels, already existed before the foundations of the world were laid. Sembra implicito che i figli di Dio, cioè gli angeli, esistevano già prima della creazione
dell'universo, dei cieli e della terra. The laying of the foundations of the world. E quindi le fondamenta del mondo is a phrase that the Bible constantly uses for the very beginning of things. Cioè il versetto 6, su che furono poggiate le sue fondamenta, è un'espressione che viene usata per quanto riguarda il principio delle cose. As far as our planet is concerned, at any rate. Per lo meno per quanto riguarda il nostro pianeta. And this verse seems to tell me that when God made the world and laid its foundations, the angels took an intelligent interest therein and shouted for very joy. Quindi mi sembra che quando Dio ha appoggiato le fondamenta dell'universo e ha creato i cieli e la terra, gli angeli hanno esultato di gioia, rispondendo così in modo intelligente all'attività creativa di Dio. If you'll allow me to say so, I can understand their mirth of joy. Potrei aggiungere che posso comprendere la loro gioia. Fancy seeing a giraffe for the first time. Per un angelo penso che sarebbe stato, è stata una bella cosa vedere una giraffa per la prima volta. You might have said, whatever is God Almighty doing? E magari avreste potuto chiedervi, ma che cosa sta facendo mai Dio? And to see with intelligent interest the wonderful works of God's creative power. Quindi vedere con intelligenza, con interesse dettato dall'intelligenza, tutto ciò che Dio ha creato, must have e la bellezza della creazione, must have filled the angelic minds with tremendous excitement and interest. Deve aver riempito di entusiasmo e di interesse l'intelligenza e le menti degli angeli. The New Testament indicates that angels also take an interest in the redemption of mankind. Il Nuovo Testamento indica che gli angeli hanno interesse per quanto riguarda, prendono un interesse per quanto riguarda l'opera redentrice di Dio verso gli uomini. To come to your second question, per quanto riguarda la seconda domanda, I find a very helpful passage is the Epistle to the Hebrews in chapter 2. Ebrei capitolo 2 è un brano che aiuta molto in questo senso. Ebrei capitolo 2. In chapter 5, verse 5 it says, not unto angels did he subject the world to come, whereof we speak. Siamo in Ebrei capitolo 2 al versetto 5. Difatti non è ad angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo. It goes on to quote the Psalm 8. E poi continua citando il Salmo 8. That informs us that when man was made, he was made a little lower than the angel. Che ci informa che quando l'uomo fu creato un po' inferiore agli angeli. But when God created man, ma quando Dio ha creato l'uomo, he not only put him in charge of the planet, non solo gli ha dato il dominio del pianeta, but indicated, as Hebrews now says, ma ha indicato, come ci dice qui nell'Epistola agli Ebrei, that the age to come is to be put under the authority of man. Che anche che in avvenire ci sarà il dominio dell'uomo, sarà messo sotto l'autorità dell'uomo. And not unto angels. E non sotto il dominio degli angeli. For the redeemed, chapter 1 of Hebrews says, the angels act as servants. Per quanto riguarda i redenti, il capitolo 1 di Ebrei ci dice, gli angeli saranno servi dei redenti. Chapter 1 verse 14, are they not all ministering spirits sent forth to do service for the sake of them that shall inherit salvation? Questo lo vediamo nel versetto 14, cioè l'ultimo del capitolo 1 di Ebrei. Capitolo 1 versetto 14 di Ebrei ci dice, non sono egli no tutti, cioè gli angeli, tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza? If I heard rightly, there was also a third question implied in se ho compreso, what was said. Se ho compreso bene, c'era anche una terza domanda implicita in queste domande. What is the relation of angels to human constitution? E cioè, qual è il rapporto fra gli angeli e la costituzione dell'uomo, come è fatto l'uomo? That is a question that we shall have to face when we come to the third creation story. Ma questa è una domanda che affronteremo, che esamineremo quando arriveremo alla terza storia creazionale. But by your leave, I would prefer to leave answering of that question to that occasion. Quindi preferirei preferirei rispondere a quella domanda quando arriveremo alla terza storia creazionale fra un paio di giorni. Mm-hmm. Sì. Una domanda a proposito
si ricorda più le domande della risposta. La creazione, alla luce di quanto è scritto in Giobbe, era una creazione di angeli. Tante volte nel parlare con i testimoni della Torre di Guardia noi portiamo il testo di Isaia 44:24, dove comprendiamo invece che la creazione viene detto che lui ha l'Eterno ha disteso la cielo, che ha disteso la terra e ha disteso la terra senza che vi fosse alcun aumento, dice qui la terra. Isaia 44. Scusate. 44. He notices it. Thank you very much for that reference. Ti ringrazio tanto per questo riferimento. As I understand it, così come io lo comprendo, the context shows that it means as follows. Il contesto dimostra che significa il seguente. That God did the creation by himself. Che Dio ha creato da solo. That is to say, in the sense that no one helped him. E cioè, nel senso, in questo senso, che nessuno lo ha aiutato. The phrase, there was no one with me. La frase, non c'era nessuno con me. Is intended in that sense, no one joined in helping me. È intesa in questo senso, nessuno che si è unito a me nell'aiutarmi a creare. Nobody gave God advice as to how to do it. Nessuno ha dato consiglio a Dio di come farlo. Nobody lent God a helping hand to accomplish it. Nessuno ha aiutato Dio a portare a termine il suo piano. In that sense, of course, God was alone in doing it. Quindi in quel senso Dio era da solo nel farlo, nel compierlo. I don't think that that denies that when the foundations of the world were laid, angels looked on. Questo però non nega che quando furono poste le fondamenta dell'universo c'erano degli angeli. But of course, in the very fact that angels themselves are creatures. Ma nello stesso senso in cui gli angeli stessi sono creature. There was a time when God was perfectly, in the other sense, alone. Ci fu un tempo in cui Dio era perfettamente da solo, completamente da solo. And then proceeded to make angels. E poi dopo procedette nel creare angeli. But I think that that was at a time far before the time when God laid the foundations of our particular world. Ma penso che questo fu molto prima del tempo in cui Dio pose le fondamenta del mondo. Bene. Procediamo. L'ultima domanda riguardante la creazione, strettamente parlando. Se è sbagliato pensare che il racconto dei sei giorni sia una ricreazione, perché prima che Dio parlasse c'era già una terra informe e vuota? If it is wrong to think that the first answer might well be that you may be right in thinking that Genesis 1 talks about an original creation, then chaos resulting from sin and rebellion, and then a recreation. Could you chop it up? You would like it in days, would you? Separate days, yes. Well, let's wait until the lights get on. Answer to the first part of your question. Allora, vorrei prima rispondere alla prima parte della domanda. You may well be right. Può darsi che tu abbia ragione. In suggesting. Nel suggerire. That in Genesis 1:1 you have an original creation. Che nella Genesi capitolo 1 versetto 1 c'è una creazione originale, originaria, la prima. That in verse 2 the chaos as a result of God's judgment on that early creation. E che poi invece nel versetto 2 c'è il caos come conseguenza del giudizio di Dio su quella creazione. And that in verse 3 therefore when God begins to speak this is a strictly speaking a recreation. E che nel versetto 3 quando Dio inizia a parlare si tratti di una seconda creazione. Può darsi che tu abbia ragione in questo. Many profound thinkers and teachers of God's word have believed that that is what Genesis means. E molti insegnanti profondi della parola di Dio, dottori della parola di Dio, hanno ritenuto che fosse così, che questo è quello è il significato di quello che è contenuto in questi versetti. Those who believe so,
Coloro che credono in questo modo are divided on other matters of interpretation in these first verses. Sono divisi in campi diversi per quanto riguarda l'interpretazione di altri versetti, di questi versetti. But in the idea that day one was the beginning of a recreation, they stand together. Cioè, loro sono tutti uniti nel ritenere, queste persone che la pensano così, che il primo giorno era l'inizio di una seconda creazione. And sometimes they support their argument from a passage in Isaiah. E alle volte usano un passo, un brano in Isaia per sostenere quello in cui credono. Isaiah 45 and verse 18. Isaia 45, versetto 18. We're talking about the creation of the heavens and the earth. Dove si parla della creazione dei cieli e della terra. God, it says, he created it not a waste. Ok, Isaia 45, versetto 18 dice che l'Eterno ha creato i cieli, ha formato la terra, non l'ha creata perché rimanesse deserta. And they notice that this is one of the words used in Genesis chapter 1 and verse 2. E notano, queste persone notano, che questa è una delle parole usate nel secondo versetto del primo capitolo della Genesi. The world, what the earth was waste and void. E cioè che la terra era in forma vuota. And they say therefore here is a clear statement that God didn't create it waste or void either. Quindi sostengono che qui si dice chiaramente che Dio non l'ha creata in forma e neppure vuota. And therefore the waste and void must have come about not through God's original creation but through some terrible judgment and catastrophe that happened to the first creation. E quindi sostengono che il fatto che la terra era in forma e vuota non aveva a che fare con la creazione, la prima creazione, quella originale, ma aveva a che fare, era conseguenza di qualche catastrofe che era subentrata e che era stata giudicata poi da Dio. And many people inclined to that interpretation too. E molte persone sostengono questa interpretazione. Because that allows for in their theory, that allows for the existence of fossils in the oldest rocks of the earth, or the very old rocks of the earth. Perché sostenendo questa tesi, questo include anche l'esistenza di fossili nelle rocce. Which people of this persuasion tend to attribute to the judgments of God that befell a first creation. Che persone che sostengono questa tesi attribuiscono al giudizio di Dio dopo questa, che è la conseguenza di questa catastrofe. And as I say, and I say it sincerely, they may well be right. E io posso affermare che sinceramente potrebbero avere ragione. They are certainly much more profound thinkers than I am. Perché sono certamente dei pensatori più profondi di quello che sono io. I don't think this net theory is necessarily right. Però io non penso che questa teoria sia necessariamente vera. As I read Isaiah 45 verse 18. Perché quando io leggo Isaia 45 versetto 18, it is talking of God's ultimate purpose for the earth. Qui si parla dello scopo ultimo finale di Dio per quanto riguarda la terra. He created it to be inhabited. Perché l'ha creata per essere abitata. That was the ultimate purpose for it. Questo è lo scopo per cui è stata creata. It was made in order that it should eventually be inhabited by human beings, of course. Fu fatta, creata perché fosse eventualmente abitata da esseri umani, ovviamente, si intende. But whatever view you take of Genesis 1, 1 and 2, ma non importa quale interpretazione data ai primi due versetti di Genesi capitolo 1, we'll have to admit that on day 1 there was nothing there to inhabit it anyway. Bisogna ammettere senz'altro che il primo giorno non c'era niente lì, non era affatto abitata. And on day two, there wasn't anything there to inhabit it. Ma nemmeno nel secondo giorno ci fu qualche cosa che abitò la terra non era abitata. And on day three, there wasn't anything there to inhabit it except some plants. E nemmeno nel terzo giorno la terra era abitata, perché eccetto alcune piante. And day four doesn't say anything about the earth being inhabited either. E nemmeno il quarto giorno ci dice che la terra era abitata. So that it was empty in that sense, if not waste. Quindi era senz'altro vuota anche dopo il terzo e il quarto giorno, e forse possiamo anche affermare informe. In my understanding, therefore,
Quindi per quanto io posso comprendere, verse 2, the waste and void. Nel versetto 2 del primo capitolo, dove c'è scritto informe e vuota, is not necessarily a bad thing. Non è necessariamente una cosa cattiva. Now here, of course, people will again hold different opinions. Ovviamente anche qui le persone hanno diverse interpretazioni, diverse opinioni. This description of chaos, questa descrizione del caos, the earth waste and void, e cioè che la terra era informe e vuota, some people say must be a very bad state. Alcune persone sostengono che deve essere uno stato di cose, dove essere uno stato di cose molto cattivo, brutto. Such as God himself could never have created. Qualche cosa che Dio non avrebbe mai potuto creare. On my understanding, this waste without form and void could be very good. Ma secondo me, il mio modo di vedere è che questo fatto che la terra era informe e vuota potrebbe essere, può essere molto buono. So, if you come into the kitchen one day, perché se voi entrate in cucina un giorno, and your wife has a number of packets, e vostra moglie ha un numero di pacchetti, un sacco di pacchetti, and they're all nicely ordered, e sono tutti organizzati, ordinati, messi in ordine, there's one big one of flour, ce n'è uno grande di farina, there's one of currants, e un altro di carote, there is one of sultanas, of what? Sultanas, e poi dopo anche di uva sultanina, and some of sugar, di zucchero, un altro di zucchero, and they're all in nice neat packets, e sono tutti organizzati, messi in ordine con pacchetti belli ordinati, and you watch your wife take those packets and empty them into a big mixing bowl. Poi dopo guardate vostra moglie che svuota questi pacchetti e li mette in una pentola, and she stirs them around, e poi dopo fa girare, come si dice? Mescola. Then they're all mixed up. Poi sono tutti mescolati. And they're no longer in a nice order. E non sono più in ordine. And you say she's made chaos out of it all. E allora dite, ma lei ha fatto del caos da tutto questo. But it's a very good chaos. Ma è un ottimo caos, bisogna dire. It's the first step in creating a beautiful cake. Perché è il primo passo per creare una bellissima torta. I understand Genesis 2 to be talking of the initial stage towards the creation of a fair world. Quindi secondo me il versetto 2 è l'inizio, sono i primi passi di creare della bellissima creazione di Dio. Chaos then in that sense is a good thing. Quindi in questo caso, in questo senso il caos è un'ottima cosa. Oh, some kinds of chaos are bad. Alcuni tipi di caos sono negativi. If so, you come into your wife's kitchen. Perché se voi entrate nella cucina di vostra moglie, and there standing on the shelf is a beautiful cake all iced for Christmas. E se c'è una bellissima torta con su lo zucchero filato, tutte quelle robe lì. And by carelessness you knock it on the floor and smash it to pieces. E se poi dopo voi la urtate, cade in terra ed è tutta rotta. Now that's chaos too. Anche quello è caos. That's a very bad kind of chaos. È un caos negativo, non è buono. And I think we shall have to make up our minds whether the chaos, so to speak, first two is bad or good. Quindi prima innanzitutto dobbiamo decidere, pensare se il caos di cui si parla qui sia un caos buono, positivo oppure negativo, cattivo. Good Christians will disagree about the subject. E dei buoni credenti in buona fede ovviamente non sono d'accordo l'uno con l'altro. I think they'll go on disagreeing until we get to heaven. E penso che continueranno a essere in disaccordo, a non essere d'accordo fino a quando saremo and in cielo. God will tell us exactly what happened. E Dio ci dirà esattamente quello che è successo. Bene, il tempo ci sta sorpassando. Passiamo al secondo gruppo che è veramente soltanto una domanda, però un pochettino complessa forse nella sua impostazione. Riguarda noi, quale deve essere il dominio dell'uomo sul creato? E la domanda si struttura così. Il dominio di cui parla Genesi 1:28 esprime responsabilità dell'uomo oppure supremazia sulla creazione? Oppure entrambi? E qual è la responsabilità davanti a Dio per un controllo sbagliato della creazione, per esempio il problema dell'inquinamento? Il termine ebraico originale per dominare cosa sottintende? Allora, we think the context both in chapter 1 and in chapter 2 helps us to understand what God meant by dominion.
Io penso, per quanto riguarda la comprensione di questo dominio, il contesto sia del primo capitolo che del secondo capitolo sia molto importante. We are not to think of that dominion as the dominion of a tyrant. Noi non dobbiamo pensare a questo dominio come il dominio di un tiranno. Nor in the sense of a spoiled child who treats creation as though it were his toy. Oppure nel senso in cui un bambino viziato tratta la creazione come se fosse un giocattolo nelle sue mani. To be played with and then destroyed and thrown away. Un giocattolo con cui giocare e poi distruggerlo e buttarlo via. But rather he is to have dominion in the sense that he is to subdue the earth. Ma dominio nel senso che deve controllare la terra. In what sense subdue? In che senso controllare e dominare? Let us anticipate what we find in chapter 2. Vogliamo anticipare quindi quello che troveremo in capitolo 2. When it says that the Lord God planted a garden eastward in Eden. Dove ci viene detto che l'Eterno Dio piantò un giardino all'est di Eden. It seems to me to imply that the rest of the world was not garden. E mi sembra che qui si dica che il resto della terra non era un giardino. And that when God created man to have dominion over the earth. E che quando Dio ha creato l'uomo per avere dominio sulla terra, God gave man an example of what the project was. Dio ha dato all'uomo un esempio del progetto, di quello che doveva fare. God took a little bit of the earth and turned it into a garden. Perché Dio ha preso una piccola parte della terra, and put man in the garden to learn how to keep a garden. E ha messo lì un giardino e pose lì l'uomo, così che l'uomo imparasse che cosa voleva dire prendersi cura del giardino. And to make something beautiful of earth. E anche per far diventare la terra una cosa molto bella. What God did with the garden, quello che Dio fece col giardino, I understand man was to do with the rest of the world. E quello che l'uomo, secondo il mio modo di capire le cose, quello che l'uomo doveva fare con il resto del mondo, della terra. He was to subdue it. Cioè doveva controllarlo, doveva dominarlo in questo senso. And to organize it. E organizzarlo. To tend it and to keep it. Di prendersi cura. And to make something beautiful of it. E di renderlo molto bello. Therefore that leads me to the second part of your question. Quindi adesso vorrei passare alla seconda parte della tua domanda. Yes, man is responsible as a steward of God's creation. Se l'uomo è responsabile verso Dio come buon amministratore della sua creazione. And it is a serious fault in mankind. Ed è un peccato, una colpa grave dell'umanità. That they often have abused the world and its resources irresponsibly. Che l'uomo spesso ha abusato del mondo e delle risorse del mondo in modo irresponsabile. And instead of turning the world and its potentials into a garden, have turned many parts of it into a desert. E al posto di far sì che il mondo, che la terra diventasse un giardino, ha fatto diventare un deserto parte della terra. Therefore, yes, we do have a responsibility to be concerned about ecological affairs. Quindi è chiaro che noi abbiamo una responsabilità e dobbiamo preoccuparci di questi affari, di questi argomenti ecologici, di questi aspetti ecologici. I remind you also, e vorrei anche ricordarvi, that according to the revelation, our blessed Lord the Redeemer, che secondo quello che ci è rivelato, il nostro Signore e Redentore, is worthy to receive the wealth and the riches of our planet. È degno di ricevere tutte le ricchezze del nostro pianeta. And he will make creation serve the purpose for which God originally invented it. E lui farà sì che la creazione avrà lo scopo per cui lui l'ha creata. So I agree with the second part of your question. Quindi io sono d'accordo con la seconda parte della tua domanda. Grazie. Terzo argomento, e questo argomento riguarda, prende lo spunto dalla struttura della Genesi. Sono contento che stamattina non ci siamo addormentati, perché per studiare la Genesi la struttura è proprio fondamentale. Ho sempre trovato così e stamattina abbiamo capito tutti, credo, l'importanza di studiare la Genesi sotto questo aspetto strutturale. Allora, questo fratello prende spunto dal termine posterità in Genesi per porre una domanda riguardante Matteo 1:1. La domanda si legge così: a riguardo della frase
questo è il libro della posterità. Vorrei chiedere se l'autore del Vangelo di Matteo, in 1.1, avesse la stessa idea di sviluppare il concetto di una creazione usando parole che nella Septuaginta usano o vengono usate in Genesi 5.1. Allora. I take the point of the question. E vorrei adesso esaminare la domanda. That in Matthew 1, Matthew uses a Greek word. Che in Matteo capitolo 1, Matteo usa una parola greca. That is used in the Old Testament to sometimes to translate toledot. Che alle volte viene usata per tradurre nell'Antico Testamento la parola toledot. I agree with the spirit of your question. E io sono d'accordo con lo spirito della domanda. That when Genesis talks about this is the posterity of, che quando la Genesi ci dice che questa è la posterità di, it is tracing what happened to certain people down the generation. Ci sta raccontando quello che è successo a alcune persone nelle generazioni seguenti. If you say to me, is Matthew deliberately evoking in your mind echoes of the creation story in Genesis 5? Ma se tu mi stai dicendo se Matteo deliberatamente evoca nelle nostre menti il racconto della creazione che troviamo nella Genesi? My answer would be, I don't think that Matthew quite is doing that. La mia risposta sarebbe, non penso che Matteo abbia questa intenzione o stia facendo questo. Because as you'll see, he starts his genealogy of the Lord, not from Adam, but from Abraham. Perché come puoi notare, lui inizia la genealogia del nostro Signore Gesù non da Abramo, no, non da Adamo, ma da Abramo. On the other hand, if you say but Genesis also talks about the seed of Abraham, ma se tu rispondi, beh, d'altra parte la Genesi stessa parla di Abramo e della sua posterità. And Matthew now is tracing our Lord's descent from Abraham. E Matteo adesso traccia la genealogia partendo da Abramo. And therefore Matthew wants you to remember what Genesis says about Abraham and God's promises to him. Quindi Matteo ci sta riferendo, secondo quello che pensi tu, a quello che la Genesi ci dice di Abramo e delle promesse di Dio ad Abramo. Then of course I should agree with you 100%. Allora, in questo caso io sono d'accordo con te al 100%. As for connecting our Lord Jesus with Adam, ma per quanto riguarda la connessione fra il Signore Gesù e Adamo, it is the genealogy that Luke gives in his gospel that traces the Lord's genealogy backwards to Adam and then to God. È Luca e non Matteo che traccia la genealogia del nostro Signore Gesù Cristo ad Adamo. In that sense, of course, it is highly important that we should see that our Lord is a genuine human being sprung from the human race. Quindi in questo senso noi dobbiamo comprendere e vedere che il Signore Gesù Cristo era veramente uomo al 100%. He became truly human, though he never ceased to be God. Che lui diventò veramente un essere umano, un uomo come noi, anche se non smise mai di essere Dio. And it is important that we maintain that historical connection. Ed è importante mantenere questa connessione, connettere questo in modo storico. Christianity is not a philosophy that anybody could have thought up at any time. Perché il cristianesimo non è una filosofia che qualcuno ha pensato un giorno. Christianity has its roots in history. Ma il cristianesimo ha le sue radici nella storia. And is the full mature fruit of the beginnings that are recorded in Genesis. Ed è il frutto maturo del principio, dell'inizio che vediamo in Genesi. Bene, andiamo ancora abbastanza bene. Si cena all'8, no? Quindi possiamo andare fino alle 7:30 e c'è ancora tempo per fare le cose nostre. Allora abbiamo un ultimo gruppo di domande che tenterò di presentare insieme, così lascio al fratello la libertà di trattare la domanda nei suoi vari aspetti. La domanda fondamentale, I'm just saying that there's a group of questions, but I'll present them together, and you have the liberty of treating the aspects as you see fit. Allora, la prima parte, diciamo, di questa domanda complessa è questo: i giorni della Genesi, di Genesi 1, come bisogna intenderli? Come giorni di 24 ore oppure come epoche? Questa è la domanda fondamentale. Poi ci sono altri aspetti.
due persone pongono domande intorno al problema che sia la creazione del Sole e della Luna il quarto giorno, e come può filare questo fatto mentre si parla già di giorno e notte prima del quarto giorno, è un rapporto, messo in rapporto con la lunghezza dei giorni come problema. Poi c'è una riflessione o una domanda intorno alla datazione, perché per arrivare a certe conclusioni bisogna usare certi metodi di datazione. Allora, come dobbiamo valutare i metodi di datazione usati dagli scienziati evoluzionisti? Dobbiamo dare ragione o dobbiamo cancellare tutti questi criteri di datazione? Allora, the fundamental question. Place, let me say quite clearly, I do not believe in evolution. Innanzitutto vorrei sottolineare e essere chiarissimo su questo punto: io non credo nell'evoluzione. That is, in the first place, I do not believe in atheistic evolution. E cioè, innanzitutto, io non credo nell'evoluzione ateistica. No, atheist. I do not believe in atheistic evolution. Scusa. Non credo nell'evoluzione ateistica. Scusa. Una volta tanto. And of course, no believer in God can, by definition, no believer in God can believe in atheistic evolution. Ed è naturale, penso, che nessun credente in Dio possa credere nell'evoluzione ateistica. But there are believers who believe with all their hearts, mind, soul and strength that God created the universe. Ma ci sono credenti che credono con tutto il cuore che Dio ha creato la terra. Who nevertheless believe e l'uomo, that at various stages God has used evolution to bring about his ways. Però questi credenti credono anche che a un certo punto Dio ha usato l'evoluzione per far progredire le cose, per farle diventare quello che ora sono. And to be honest, I don't believe that either. Ma per essere onesto, non credo nemmeno a questa teoria. And while I have the greatest respect for my brethren and sisters in Christ who believe in God who created the universe, but then go on to believe that he used at certain stages evolution to bring things about, while I have respect for them, I do not accept their position. Ma anche se ho rispetto per tutti questi fratelli e sorelle in Cristo che credono che Dio ha creato l'universo e poi dopo ha fatto progredire le cose usando l'evoluzione per farle diventare come sono ora, anche se ho rispetto per loro, non sono affatto d'accordo con la loro tesi. And there are two reasons why I don't believe it. E ci sono due ragioni per cui io non credo in questa tesi. First of all, matter of evolution has not yet been proved. Innanzitutto perché questo fatto dell'evoluzione non è mai ancora stato provato. And the more science progresses, as far as I can see, the more scientists come to question the whole business of evolution. E più la scienza progredisce e va avanti, e più viene messa in dubbio tutta questa teoria dell'evoluzione. Even scientists who do not believe in God. Anche da parte di quegli scienziati che non credono in Dio. Are to be heard nowadays questioning classical doctrines of evolution. E oggigiorno quindi si mette in dubbio le dottrine classiche dell'evoluzione, dell'evoluzionismo. It remains true to say that the majority of scientists, the great majority of scientists, accept evolution. Anche se è vero che la grande maggioranza degli scienziati accettano la teoria dell'evoluzione. But the theory, or rather the scientific model of evolution, has not yet been proved right. Ma questa teoria o questo modello dell'evoluzione non è mai stato provato. And there seem to me to be exceedingly serious difficulties scientifically in the way of accepting it. E mi sembra che ci sono tantissime difficoltà da un punto di vista anche prettamente scientifico nell'accettare questa teoria dell'evoluzione, evoluzionismo. But secondly and more importantly, it seems to me, ma in secondo luogo, e questo è ancora più importante, mi sembra, that the story of the creation of man given us in Genesis chapter 2, che la storia della creazione dell'uomo che ci viene data in Genesi capitolo 2, is not compatible with the idea that God used evolution in order to produce man.
non può dare adito alla teoria che l'uomo ha usato l'evoluzione per far progredire le cose per quanto riguarda l'uomo. Some serious believers have suggested. Alcuni credenti seri hanno suggerito che sia andata così. That before man existed there were pre-human beings. Alcuni credenti hanno suggerito che prima dell'esistenza dell'uomo c'erano degli esseri pre-umani. Beings that were very like human beings, but weren't human beings. E cioè che erano degli esseri che assomigliavano a esseri umani, ma però non lo erano. And that what Genesis means is that God took a couple of those pre-Adamite creatures. E questi credenti sostengono che quello che Dio ha fatto è che ha preso un paio di questi di queste creature pre-umane and turned them into human beings. E le ha fatte diventare degli esseri umani. By stamping on them the image of God. Nella stampare in un certo senso in questi due esseri umani l'immagine di Dio. And so these became the first human beings. E quindi questi due diventarono i primi due esseri umani. It seems to me that that view is incompatible with what Genesis chapter 2 says. Ma mi sembra che Genesi capitolo 2 non insegna affatto questo, quindi questa visione delle cose non è compatibile con quello che insegna la Genesi. Genesis 2 tells us two important things about the creation of man. Perché Genesi capitolo 2 ci dice due cose molto importanti per quanto riguarda la creazione dell'uomo. God made him of the dust of the ground. Che Dio lo ha formato dalla polvere del suolo, della terra. God does not say he took a pre-human being and turned that into a man. Quindi non ci dice Genesi capitolo 2 che ha preso un essere che assomigliava a un essere umano, un pre-umano, e poi dopo l'ha fatto diventare uomo. But you say, couldn't it mean that God originally took the dust and he turned it into these early creatures, pre-Adamite beings, and then he turned them into man by stamping man with his image? Ma allora si potrebbe sostenere che Dio ha creato questi esseri pre-adamitici formati dalla terra con la polvere, e poi dopo, mettendo lo stampo dell'immagine di Dio, li abbia fatto diventare degli esseri umani. But no, that's not what Genesis 2 says. Ma Genesi capitolo 2 non insegna questo, non dice questo. The dust of the earth, perché dice che ha preso la polvere della terra, formed a man, ha formato un uomo, and then what did he do? E poi che cosa ha fatto? Not stamp him with the image of God. Non dice che l'ha stampato con l'immagine di Dio. But breathed into his nostrils the breath of life. Che gli ha soffiato nelle narici il soffio della vita. And what does that mean? E che cosa significa questo? That this was something peculiar to man. Che questo era qualcosa di particolare riguardo l'uomo, che aveva a che fare solo con l'uomo. No, similar terms are used in Genesis 7:22. E non ci sono dei termini simili usati in Genesi capitolo 7 versetto 22. Genesis 2 is talking about is what 1 Corinthians 15 repeats. Quello che in cui ci viene detto in Genesi capitolo 2 viene ripetuto in Prima Corinzi. That God breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. This is in Corinthians. Yes. Mm-hmm. Che in Corinzi ci viene detto, could you repeat what it says in Corinthians, please? 1 Corinthians 15 verse 45. Sta parlando di Primo Corinzi capitolo 15 versetto 45. It will say the first man Adam became a living soul. Allora, Primo Corinzi capitolo 15 versetto 45 c'è scritto: il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente. Paul is talking about man's physical creation. Paolo sta parlando della creazione fisica dell'uomo. And contrasting what we are now with what we shall be later on. Contrastando quello che noi siamo adesso con quello che diventeremo in futuro. First man was made when God took the dust of the earth. Man is therefore of the earth. Il primo uomo fu fatto, creato, quando Dio ha preso la polvere della terra, quindi l'uomo è formato dalla terra. But earth, the dust of the earth by itself is inanimate. Ma la polvere della terra di per sé stessa è inanimata. And for man to become alive, e per far sì che l'uomo diventasse vivo, un essere vivente, God had to breathe into his nostrils the breath of life. Dio ha dovuto soffiare nelle sue narici il soffio della vita. That is how man was made.
Ed è così che l'uomo è stato fatto, formato. Not by taking an animal and stamping upon the animal the image of God. E non prendendo un animale e stampando in quell'animale l'immagine di Dio. You will say, why do you mention all that? Allora, perché hai parlato di tutto questo? One of your questions asked. Perché una di queste domande chiedeva about those who use various dating methods. Per quanto riguarda il datare, i diversi metodi per datare. To support the theory of evolution. Di datazione e questi metodi che sono un supporto alla teoria dell'evoluzione. Here we have to be careful. Ma qui dobbiamo stare attenti. Because while some people use the dating methods to prove try to prove evolution. Perché mentre alcune persone usano questo metodo di datazione per provare la teoria dell'evoluzione. It is also possible for believers who don't believe in evolution to use the dating methods. È possibile anche per credenti che non credono nella teoria dell'evoluzione di usare questo metodo di datazione. So you shouldn't think of scientists who use the dating methods as being necessarily evolutionists. Quindi il fatto di usare questo metodo di datazione non vuol dire che uno crede nell'evoluzione. I have here a book written by an English scientist. Questo è un libro scritto da uno scienziato cristiano. But doubtless you have many books written by Italian scientists who are believers. E non c'è dubbio che voi avete molti libri scritti da scienziati italiani che sono credenti. But unfortunately I can't read Italian. Ma purtroppo non sono capace di leggere italiano. Pity me, please. E per favore abbiate misericordia di me. I have to read English. Io devo leggere inglese. And here is a book by a man who's a scientist and a Christian. E questo libro è stato scritto da un uomo che è uno scienziato ed è anche un credente. And he does not believe in evolution. E lui non crede nell'evoluzione. He believes Genesis 2 in the sense that I have just expounded it. Ma crede che Genesi capitolo 2 lo spiega allo stesso modo in cui io ve l'ho spiegato. But he also believes that the various dating methods that scientists have invented. Ma lui crede anche che i vari metodi di datazione che gli scienziati hanno inventato e escogitato, while being far from perfect, anche se non sono affatto perfetti, can be very useful in our understanding of the universe. Che questi metodi possono essere molto utili nel comprendere l'universo. So I make my first point there. Quindi questo è il primo punto che vorrei sottolineare. As I understand it, e il modo, così come io lo comprendo, and I remind you what I said at the beginning, I am not a scientist. E voglio ricordarvi cosa ho detto all'inizio stamattina, io non sono uno scienziato. People who believe in God as creator. Le persone che credono in Dio come creatore. Some believe in what is called a recent creation. Alcuni credono che ci sia stata una creazione recente. And some believe that Genesis 1 talks about a very early creation. Alcuni credono che Genesi capitolo 1 parla di una creazione primordiale, molto lontana, I think either view, remota. E io penso che entrambi questi punti di vista, is perfectly consistent with belief in God as creator, che entrambi questi punti di vista sono vanno bene per quanto riguarda credere in Dio come creatore. Chi crede in Dio come creatore può avere questi punti di vista. And both views can be supported by various parts of scripture. E entrambi questi punti di vista possono essere anche corroborati da altri brani della scrittura. I myself incline to the view that creation in Genesis 1:1 was a very long time ago. Ma il mio punto di vista è che la creazione di Genesi capitolo 1 versetto 1 sia avvenuta molto molto tempo fa. If you believe in the recent creation, ma se voi credete che la creazione sia avvenuta in tempi recenti, as you will know, you are supported by a very great volume of opinion, particularly in the United States. Ma come forse sapete, ci sono molti scritti riguardo a questa veduta, cioè a questo modo di vedere le cose, che la creazione è avvenuta in tempi recenti, soprattutto negli Stati Uniti si sono scritti volumi su questo aspetto. But as far as I can see, ma per quanto io possa capire, the arguments in faith of a very ancient creation, for my part, win the day. Per quanto mi riguarda, c'è più evidenza per quanto riguarda una creazione lontana nei tempi piuttosto che una creazione in tempi recenti. Do I believe therefore that the days of Genesis 1 are literal days of 24 hours? Perciò io credo che i giorni
di cui parla la Genesi siano giorni letterali di 24 ore? Or do I believe that the term day is being used metaphorically? Oppure io credo che il termine giorno sia usato in senso metaforico? Or do I believe some other theory? Oppure credo a altre teorie? Well, a mixture of the whole three, I think, is the answer. Ma io penso che la risposta giusta sia un po' un miscuglio, nel senso buono della parola, di queste tre teorie. I have 10 minutes left. Adesso circa 10 minuti a disposizione. And I shall not be able to discuss the question sufficiently here. E non potrei discutere e trattare questa domanda in modo sufficiente, adeguato, in poco tempo. But if I'm awake enough tomorrow morning at 9 o'clock. Ma se sarò abbastanza sveglio domani mattina alle 9. I shall try to add to what I now say on that occasion. Cercherò di aggiungere a quello che adesso ho detto, sto dicendo domani mattina. Do I believe then that the days were 24-hour days? Quindi io credo che i giorni, che si tratti di giorni di 24 ore. I think on the whole, yes, I do. Sì, io penso che tutto sommato sì, si tratti di 24, di giorni di 24 ore. For I believe that those days are concerned with God's creative acts, strictly so called. Ma io penso che quei giorni si riferiscono essenzialmente, e così parlando, solo all'atto creativo di Dio. Let me explain what I mean by that. E vorrei spiegarmi meglio. I draw a distinction between creation and development. Io faccio una distinzione fra la creazione e lo sviluppo della creazione. And while I do not believe in evolution, I do believe in development. Ma anche se io non credo affatto nell'evoluzione, io credo nello sviluppo della creazione. We are told, for instance, on day 6 that God said, "Let us make man." Ad esempio, ci viene detto nel sesto giorno che Dio disse, "Facciamo l'uomo." I believe that that was a creative act, strictly so called. E io penso che questo fosse un atto creativo, creazionale di Dio, cosiddetto atto creativo. So to form the human race as it is now. Quindi per formare la razza umana così come l'abbiamo oggi. God began with a creative act. Dio iniziò con un atto creazionale o creativo. But after that he used development. Ma dopo ha usato lo sviluppo, iniziato con l'atto e poi seguito dallo sviluppo. In Acts chapter 17 Paul says. In Atti capitolo 17 Paolo ci dice. That God has made of one all men to dwell upon the face of the earth. Che Dio ha fatto da uno che tutti gli uomini si sviluppassero, si propagassero sulla faccia della terra. If you look at the human race as it is now, se voi esaminate la razza umana così come adesso l'umanità, there are whites, ci sono i bianchi, and blacks, i neri, and yellows, i gialli, and reds, i rossi, and English, e i verdi, e gli inglesi. And you'll say, how did God make all those different sorts? E voi dite, ma come ha fatto Dio a fare tutte queste diverse razze umane? Well, the blacks a special creation. Was there a black Adam? Allora, i neri, o i negri, erano una creazione speciale di Dio, nel senso che ci fu un Adamo negro. And then where was there a Chinese Adam? E poi ci fu un Adamo cinese. And was there an English Adam? E poi un Adamo inglese. And the answer is no. La risposta ovviamente è no. All these different branches of the human race. Tutti questi aspetti, rami della razza umana. God made them out of one. Dio li fece da uno solo. Or say, hold, wait a minute. What kind was Adam then? Ma un momento. Allora Adamo di che razza era? The English think he was English. Gli inglesi pensano che era inglese. I see you protest. E mi sembra di notare che protestate questa affermazione. The answer is he wasn't any of those kinds. La risposta è che non era nessuno di questi razze. God created him. Dio, a special creation. Dio lo ha creato come un atto creativo speciale. Then God developed mankind. Poi Dio ha sviluppato la razza umana. All down the centuries. In tutti i secoli seguenti.
I don't think God on day six made every kind of dog that you can see running about the streets. E io non penso che nel sesto giorno Dio ha creato tutte le specie di cani che noi vediamo in giro. I think he made dog. Ha creato il cane. And as a result of that, over the centuries, dog has developed. E come risultato di questo primo atto creazionale, poi si sono sviluppati i cani, le diverse specie di cani. So I believe both in creation. Quindi io credo sia nella creazione and in development che nello sviluppo. And therefore, if you say, do I believe the days were literal days? Quindi se voi dite o mi chiedete se io credo che questi giorni erano giorni letterali di 24 ore. If those days were concerned with God speaking a creative word. Se noi parliamo, stiamo parlando della di Dio che crea, che ha creato parlando e Dio disse. I don't see any reason for refusing to believe that they were literal days of 24 hours. Certamente quando parliamo dell'atto creazionale di Dio, credo che si parli di giorni letterali di 24 ore in quel senso, parlando it dell'atto creazionale di Dio. Doesn't take God long to say, let there be light. Perché non ci vuole molto per Dio di dire che ci sia la luce. But God having issued his creative word, let there be light. Ma dopo che Dio disse ci sia la luce, creò quindi la luce. It seems to me that he could have then used the principle of development. Mi sembra che Dio abbia potuto usare questo principio dello sviluppo in order to develop the potentials of what now he had created. Per sviluppare le potenzialità di quello che aveva creato. And that development could have taken who knows how long and how many ages. E questo sviluppo, il tempo di sviluppo di questo non si sa quanto sia stato lungo, non possiamo saperlo. Do I believe that the 7 days were days of 1 week, like our Monday to Saturday or Sunday? Allora, io credo, mi chiedete se io credo che questi 7 giorni erano giorni contenuti in una settimana, come ad esempio dal lunedì alla domenica? As 1 week of 7 times 24 hours. Nel senso di una settimana di 7 giorni, ognuno di 24 ore ciascuno. With one day follow immediately upon another day. Intesi nel senso che un giorno è seguito immediatamente l'altro. Well, it seems to me that could possibly be so. Ma mi sembra che sia possibile che sia stato così. That is the position that this particular scientist that I quoted before holds. E questo scienziato di cui parlavo prima sostiene questa tesi. And how he reconciles that with the idea of a very ancient creation, we shall have to talk about tomorrow. E domani parleremo come questo scienziato può fare la connessione fra il fatto che era una settimana creativa e chiedersi, rispondere alla domanda se la creazione è in tempi antichi oppure in tempi più recenti. But I don't think that the days necessarily followed each other like the days of a week, one to one. Ma la mia opinione personale è che non penso che sia necessario credere o sostenere che questi 7 giorni siano seguiti l'uno all'altro, cioè uno dopo l'altro necessariamente. Non è necessariamente così. It is possible that between some days there were long periods of development. Perché è possibile che fra un giorno e l'altro ci furono lunghi periodi di sviluppo, non evoluzione ma sviluppo. You will observe, I am merely saying it is possible. I am not being dogmatic. Però notate che ho detto è possibile. Non voglio essere dogmatico dicendo è stato così, sto dicendo è possibile. Somebody will say, qualcheduno potrà dire, but does not Exodus chapter 20 tell us, ma Esodo capitolo 20 non ci dice, that God made heaven and earth in 1 week, che Dio ha fatto i cieli e la terra in una settimana, and rested on the seventh, e che si è riposato al settimo giorno, and that becomes a pattern for us, e questo diventa un modello per noi. And therefore that means that all the days of the week of Genesis followed one immediately after the other. E quindi questo significa che i 7 giorni della Genesi significano 7 giorni uno dopo l'altro. Like our days of a week in our world follow one after another. Così come i nostri giorni della nostra settimana seguono uno dopo l'altro. Well, it may be so, of course. Ma può darsi che sia così. It is not necessarily so. Ma non è necessario che sia così, non deve essere così per forza. What Genesis establishes is a pattern of God's work.
quello che Genesi stabilisce è un modello della, dell'opera di Dio, come Dio ha operato. Six periods of creative activity. Sei periodi di attività creativa. Followed by a period of rest. Seguito da un periodo di riposo. And that pattern then can be applied to our week. E questo modello poi può essere applicato alla nostra settimana di sette giorni consecutivi. And then I want to ask some big questions. E poi vorrei anche porvi delle domande importanti. About how long day seven lasted. Quanto lungo è durato il settimo giorno? Whether that was a day of 24 hours. Se quello era un giorno di 24 ore. Or whether that day has lasted right up until now. Oppure se quel giorno è durato fino adesso. And then I would like to ask some questions about how long day six lasted. E poi vorrei anche porvi delle domande per quanto riguarda la lunghezza del sesto giorno. Is it true? È vero? That in one day of 12 hours. Che in un giorno di 12 ore. Or at the most of 24. Oppure al massimo di 24 ore. God first made man of the dust of the ground. Dio ha prima innanzitutto formato l'uomo dalla terra. Oh yeah, because he started, you think very much, he started with the animals. Ha iniziato con gli animali. And then he proceeded to create men. E poi ha continuato creando l'uomo. Then he brought all the animals in front of men. Poi dopo ha portato tutti gli animali davanti all'uomo. For man to name them. Così che l'uomo li chiamasse, desse un nome a questi animali. And then he put him into a deep sleep. E poi dopo lo ha fatto addormentare profondamente. And then he made Eve by taking a rib out of Adam's side. E poi dopo ha formato Eva con una costola dell'uomo. Woke up Adam and presented him with Eve. Ha svegliato Adamo, gli ha presentato Eva. And did that all within 24 hours. E tutto questo è stato fatto entro 24 ore. Well, if scripture does require us to believe that, then I am willing to believe it. Ma se la parola di Dio ci richiede di credere questo, beh, io sono ben disposto a crederlo. But I for my part, ma per quanto mi riguarda, think that we are not necessarily required to believe. Penso che non ci viene richiesto di credere questo. That the first initial creative word, let us make man. Ma che il primo atto creativo di Dio, di fare l'uomo, facciamo l'uomo. And all the rest of it was finished in a space of 24 hours. E tutto il resto di quel giorno finì entro 24 ore, nello spazio di 24 ore. But as I say again, I am not speaking here dogmatically. Ma vorrei ripetere che io non sto parlando in modo dogmatico qua. And I reaffirm my faith. E voglio riaffermare la mia fede. In the creation of God. Nella creazione di Dio. I believe in the days. E io credo nei giorni. And I believe that we should distinguish creation, strictly so called, from the other process of development. E io credo che noi dobbiamo fare una distinzione fra la creazione, gli atti creativi di Dio, di per sé, dallo sviluppo della creazione. But now I have exhausted my time. Abbiamo terminato col tempo. And I have exhausted your patience. E ho anche esaurito la vostra pazienza. So let us cease these things now. Quindi vogliamo piantarla qui. Let us pray more about them. Pregare di più riguardo a questo. Allow me to say a few more things about them tomorrow. E vorrei anche dirvi alcune cose riguardo domani. And in the question time, please come back with your contributions to show me where my views could be improved upon. E per quanto riguarda questo periodo di domande e risposte, preferirei di contribuire anche voi e anche farmi vedere come il mio modo di vedere possa essere modificato. Quindi accetto consigli. Volevo soltanto fare un'osservazione. Quando il fratello David ci ha fatto capire che probabilmente in italiano ci saranno dei volumi scritti da scienziati cristiani, ci siamo guardati un pochettino, però io volevo dire una cosa. Dopo alcuni anni di titubanza, il fratello Fernando De Angelis sta mettendo penna sulla carta e scrivendo un materiale molto valido su Cristiano, e dovremo incoraggiarlo, perché è un fratello che sente molto questo problema. Va bene, intanto sta lavorando. D'accordo, lo so.
Intanto sta lavorando e credo che dovremmo incoraggiare lui e avere il coraggio anche diversi altri, affinché ci possa essere un colloquio un po' più approfondito su questo e non soltanto titubanza nel parlarne. Volevo soltanto dire questo. Scusate questo cedimento.